in complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica del Paese, si intende chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo Ilva. Perciò, detto questo, l'emendamento è da mettere in discussione all'Aula e porre in votazione per valutare esclusivamente la fattibilità della modifica del decreto stesso che, con le lacune che si porta dietro, avremo sicuramente da vedere nei mesi prossimi il 12° decreto. Grazie. Bravo. La ringrazio, De Lorenzi. Grazie Presidente. Anch'io intervengo su questo emendamento che in realtà chiede qualcosa di buonsenso, assoluto buonsenso, e cioè che i soggetti che presentano le offerte per subentrare nella gestione o nella proprietà degli stabilimenti Ilva, non solo quelli di Taranto, abbiano in realtà un piano industriale che preveda quantomeno la salvaguardia occupazionale. Noi siamo stati sempre molto critici nella gestione ovviamente commissariale e abbiamo detto che con questi livelli di produzione quello stabilimento è incompatibile con la salute e con l'ambiente, come d'altronde sta stabilendo la magistratura. Il problema però è che a fronte di quella emergenza ambientale e sanitaria il governo ha fatto soltanto il compito di traghettatore da una famiglia di privati ad un altro soggetto privato. Ora ci chiediamo se per voi, per il governo, per questa maggioranza, per il PD, non è importante né tutelare la salute né tutelare l'ambiente, almeno ci sembra doveroso mettere dei paletti affinché i soggetti giuridici che entreranno nella gestione dell'azienda rispettino almeno un patto occupazionale. Noi, come abbiamo detto in altri decreti, siamo convinti che la tutela dei posti di lavoro si possa garantire anche mediante una riconversione delle attività economiche non soltanto dell'Ilva ma di tutto il comprensorio dell'area tarantino e dell'area ionica. Però nel momento in cui il governo ha una visione, se ce l'ha, ma comunque ha una prospettiva quantomeno diversa dalla nostra, chiediamo che questa prospettiva sia completa e, dato che appunto già mancano dei pezzi come la tutela ambientale e sanitaria, chiediamo che ci sia almeno attenzione per salvaguardare il reddito di quei lavoratori che sono costretti a vivere a Taranto, che quindi si ammalano, si ammaleranno o si ammaleranno i loro familiari, ma almeno che abbiano una certezza del reddito e dell'occupazione nello stabilimento. Purtroppo il governo e il Partito Democratico non riescono a garantire neanche questo e non riescono soprattutto a chiedere che questo venga garantito dai soggetti che subentreranno nella gestione dell'azienda. E questo ci sembra quantomeno scandaloso, tenuto conto che abbiamo qui in aula il vice ministro al lavoro Bellanova, e quindi anche su questo magari ci potrebbe dare delle delucidazioni sul perché il governo ha espresso parere contrario sulla tutela occupazionale. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti. Sì, ho preso buona nota, onorevole Benamati. C'è anche lei. Grazie Presidente. Voteremo favorevolmente a questo emendamento che assai simile a quello che abbiamo presentato poc'anzi a prima firma Ferrara e che è stato, secondo noi, inopinatamente bocciato dall'Aula. Noi già da tempo questo Stato ha regalato un'azienda importante come l'Ilva al privato. Quando c'è stato il passaggio dall'IRI ai Riva c'è stato, diciamo così, questo grande regalo fatto ai privati. E abbiamo visto qual è stato il risultato di questa privatizzazione. In questo Paese le privatizzazioni vengono sempre indicate come la panacea di tutti i mali, ma poi nella verifica dei fatti, quando andiamo a vedere cosa accade davvero, ci rendiamo conto che molto spesso, spessissimo, la privatizzazione coincide con devastazioni ambientali, con distruzioni del sistema produttivo del nostro Paese. È quello che è accaduto all'Ilva. Non vorremmo che in